you Prendere piena consapevolezza di quelle che sono in ambito ospedaliero le eccellenze soggette alla scura indiscriminata dei tagli disposti dal governo regionale. La mancanza di primari, la chiusura di reparti e centri eccellenti insistenti nel territorio brindisino ma a rischio di scomparsa. Questo è l'obiettivo del tour per gli ospedali pugliesi svolto questa mattina dall'onorevole Nicola Ciraci insieme al capogruppo conservatori riformisti nel Consiglio regionale della Puglia Ignazio Zullo impegnati contro il piano di riordino della Giunta emiliana Ribattezzato dallo stesso cdc da piano di disordine. Credo che con questo tour che abbiamo iniziato oggi, alla presenza del nostro capogruppo alla Regione, il dottore Zullo, vogliamo dare un segnale che noi crediamo in una me medicina nuova, nuova che privilegi il territorio: che non sia più la medicina della spesa pubblica e, e degli sprechi, ma sia una medicina efficiente che tuteli soprattutto il cittadino, il territorio e l'utenza che oggi è mortificata da scelte che non corrispondono né a logiche di risparmio né a logiche di ra razionalità. Oggi nel giro abbiamo incontrato una serie di operatori di medici, sia a Ostuni, dove ci sono problemi importanti come la chiusura di cardiologia, il trasferimento di, di, di pe pediatria, che sono un pronto soccorso inadeguato all'utenza di una città importante come quella di Ostuni. Tra poco andremo a Francavilla, dove c'è una battaglia aperta per mantenere la nefrologia in piedi, ma soprattutto siamo qui a Ceglie, dove siamo alle porte di un avvenimento importantissimo per la nostra comunità: quello dell'apertura di un centro risvegli. Finalmente c'è una delibera del direttore generale e oggi insieme a Ignazio Zullo, il nostro capogruppo, siamo venuti qui al Neurolesi per dare il nostro sostegno a questa struttura che è un'eccellenza dal punto di vista riabilitativo all'interno della sanità della Regione Puglia per dire che noi ci siamo e ci impegniamo con l'utenza e con i cittadini affinché non solo ci sia la realizzazione di questo centro risvegli ma che anche il vecchio ospedale di Ceriume Sapica possa mantenere quella dignità che tutta una serie di iniziative e di specializzazione sempre dal punto di vista riabilitativo gli possono dare. Il parlamentare dei colze... Riformisti ha raccolto l'appello del sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola, il quale ha nei giorni scorsi invocato un interessamento dall'alto a che il riordino tenga almeno conto della necessità di garantire il minimo indispensabile dei livelli di assistenza e cura al nord del Brindisino, considerando che nello specifico Ostuni può vantare una vera e propria eccellenza nel suo reparto di cardiologia. Sono state trovate delle risorse per prendere ulteriori, eh, assumere ulteriori figure mediche a livello provinciale ma Ostuni um, godrà poco di queste assunzioni. Io intanto uh, approfitto per ringraziare COR uh, l'Onorevole Cireci, e il dottor Ignazio Zullo, consigliere regionale e capogruppo di COR in Regione. Uh, sì, sono amareggiato, sono amareggiato perché io guido un'amministrazione dove ci sono delle componenti, eh, mi riferisco al PD e, e area popolare che fanno parte di una compagine non solo regionale ma anche governativa nazionale e quindi io ne approfitto per fare un appello a loro, li convocherò subito dopo le festività per avere un impegno ben preciso da loro su quello che sarà il futuro di questo ospedale. Io confido... Nella, nelle scelte che il, il dirigente AS, dottor Pasqualoni, nei limiti delle sue competenze potrà fare. Ma l'appello adesso io lo rivolgo al Presidente della Regione Emiliano. Non abbandoni il suo territorio, lui dice sempre che è ostunese, viene a mare a Rosa Marina, però questo territorio lo, lo ha abbandonato fino a questo momento. Nello stesso pericolo di estinzione sono coinvolti l'ottimo reparto di nefrologia dell'ospedale Camp... Berlingo di Francavilla Fontana e il Ceglie Sapica, che ospita nella sede del San Raffaele, personale preparato e predisposto come centro di riabilitazione ad alta specialità. Noi siamo qui a prendere atto di una realtà di alta specialità e per confortare anche questo territorio, per quelle che sono le aspettative per l'ospedale pubblico che pure sta su questo territorio. C'è questa diatriba sul centro risvegli ed è importante che si faccia: ed è importante che si faccia in questa struttura perché completa il ciclo di cura all'interno della stessa struttura. Dobbiamo pensare in grande per quello che riguarda l'altro ospedale e quindi capire quale bisogno di offerta assistenziale c'è su questo territorio e implementare quell'ospedale con una nuova offerta assistenziale per poterlo riempire di contenuti e fare in modo che anche gli ambulatori, i servizi che sono lì funzionanti possano funzionare al meglio a supporto di una nuova struttura che può essere allestita in quell'ospedale. Continueremo nelle prossime settimane, il giorno 9 incontreremo il direttore generale, il giorno 3 saremo di nuovo a Bari ad incontrare i consiglieri regionali e subito dopo tutti insieme andremo dal Presidente della Regione Puglia per far sentire quelle che non sono le lamentele ma sono le richieste legittime dei, dei cittadini e degli utenti della sanità brindisina.